Nel cuore verde della Francia, nella piccola città di Saint-Pierre-de-Maillet, nacque Andrea Uberto Fournet. La sua infanzia non fu segnata da segni di santità o precoci inclinazioni alla fede. Al contrario, il giovane Andrea trovava il peso della religiosità materna insopportabilmente noioso. Preferiva la libertà di correre nei campi e immaginare avventure lontane dall'osservanza dei severi doveri religiosi. Un giorno, stanco delle pressioni, Andrea scrisse sul suo libro di scuola: «Questo libro appartiene ad Andrea Uberto Fournet, un bravo ragazzo benché non voglia diventare né prete né monaco. Nonostante le sue ribellioni, il destino aveva altri piani per lui, piani che nemmeno il più vivace dei suoi sogni avrebbe potuto immaginare. Dopo una gioventù spensierata e qualche avventura meno che edificante, nel 1772 i suoi genitori, disperati e senza più soluzioni, decisero di mandarlo a vivere con uno zio, parroco in una remota zona rurale. Fu lì che il cuore di Andrea, fino ad allora chiuso e indifferente, iniziò a percepire il richiamo di una vita diversa. L'ambiente tranquillo, il contatto con la natura e la saggezza dello zio parroco fecero germogliare in lui una nuova consapevolezza. Nel 1774, contro ogni aspettativa, Andrea scoprì una vocazione nascosta e iniziò a studiare teologia. Due anni dopo, nel 1776, fu ordinato prete e ben presto iniziò a servire nella comunità con un entusiasmo e una dedizione che sorpresero tutti quelli che lo avevano conosciuto ribelle e indifferente. Andrea divenne famoso per la sua semplicità e la sua capacità di parlare al cuore delle persone. Donava ciò che aveva e viveva con quello che era strettamente necessario, mostrando una generosità che conquistava anche i più scettici. Ma furono gli anni della Rivoluzione francese a metterlo alla prova in modi che mai avrebbe immaginato. Rifiutando di giurare fedeltà al governo rivoluzionario, Andrea scelse di rimanere fedele alla sua fede, a costo della vita. Nel 1792 fu costretto a fuggire in Spagna per sicurezza, ma il suo cuore rimase con la sua gente. Tornato segretamente in Francia nel 1797, continuò a servire la sua comunità, sfidando il pericolo e proteggendo i fedeli con astuzie che confinavano col miracoloso. Con l'ascesa di Napoleone e il ristabilimento della pace tra Stato e Chiesa, Andrea riprese pienamente il suo ruolo di parroco, dedicandosi a rinvigorire lo spirito e la fede della sua comunità. Fondò la Congregazione delle Figlie della Croce e, insieme a Santa Elisabetta Bichier des Ages, creò una rete di sostegno e assistenza che lasciò un'impronta indelebile sulla regione. Andrea Uberto Fournet trascorse gli ultimi anni della sua vita alla Puglia, dove continuò a guidare spiritualmente molti e a compiere gesti di generosità che confinavano col miracoloso,
come la moltiplicazione di cibo per i bisognosi. Morì nel 1824 e fu riconosciuto santo nel 1933, una testimonianza che anche i cuori più ribelli possono trovare la loro strada verso la santità. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.